45. Trauma nucleare. Ho letto che alcuni oggetti apportati, cioè materializzati, sottoposti all'esame chimico-fisico, nella loro costituzione intima presentano delle caratteristiche sconosciute alla scienza. Cedono, ad esempio, energia e non l'assorbono. Altri apporti presentano altre caratteristiche che gli analisti chiamano di improprietà. Perché? Commento. Una guida del cerchio Exodus ha spiegato che ogni apporto ha sue improprietà, dovute a ciò che si potrebbe chiamare un trauma nucleare. Tuttavia la similarità esperienziale vissuta dagli oggetti apportati non è riscontrabile con i mezzi della nostra scienza attuale. Il trauma che l'oggetto subisce durante la materializzazione e la smaterializzazione lo stressa fortemente ed è per questo che un oggetto apportato ha una vita inferiore rispetto allo stesso oggetto non apportato.